Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un mistero che è nato proprio qui su YouTube, perché oggi vi parlerò di uno YouTuber e del suo canale. Infatti, oggi voglio raccontarvi un pochino ciò che si dice in merito allo YouTuber Benjamin Bennett. Non so se voi lo conoscete, se avete visto mai qualche suo video, se sapete di cosa sto parlando oppure no. Allora, Benjamin Bennett è uno YouTuber, come tanti, ha un suo canale e il suo canale ad oggi conta 278 video. Voi adesso vi starete chiedendo, beh, qual è la stranezza? La stranezza è che ogni singolo video riportato sul suo canale ha sempre lo stesso titolo. Ogni video è sempre intitolato Sitting and Smiling. Hashtag numero del video, in questo caso 278. Ogni singolo video del suo canale è intitolato nello stesso modo per ogni video. E fin qui ancora uno dice: sì, vabbè, non è la cosa più strana che io abbia mai sentito o che io abbia mai visto. Ma cosa fa Benjamin durante le registrazioni? Allora, Benjamin durante i suoi video non fa altro che rimanere seduto a gambe incrociate, fissando la telecamera e sorridendo. Ma la cosa ancora più strana, la cosa ancora più inquietante, se così possiamo dire, è che lui rimane in quella posizione senza mai muoversi, neppure di un millimetro, sempre mantenendo questo sorriso. Per ben più di 4 ore. Infatti, nessun suo video dura meno di 4 ore. Tutti i video durano 4 ore e qualche minuto, quindi superano sempre le 4 ore. Quindi lui in tutti i suoi video sta seduto a gambe incrociate, fissa la telecamera e sorride. Allora, secondo me il suo canale, nella semplicità di quello che fa, è anche molto originale, perché lui stesso in un'intervista ha detto che fa ciò che fa perché comunque non ha mai visto un canale YouTube fare quello che lui fa e quindi ha voluto portare lui questo contenuto sul web. Però le persone hanno cominciato ad interrogarsi e hanno detto: ok, ti va di metterti seduto e di sorridere per più di 4 ore, ma appunto perché per più di 4 ore? Non lo puoi fare per 10 minuti? Non lo puoi fare per 20 minuti? Chi ti dà la forza? Ma davvero, questa è una domanda che mi pongo anch'io. Chi ti dà la forza di rimanere seduto in quella posizione per 4 ore e soprattutto sorridendo per tutte le 4 ore? Già a volte io quando rido per più di 10 minuti mi cominciano a far male gli zigomi, la mascella e tutto quanto. Cioè, voi immaginate per più di 4 ore in quella posizione con le gambe incrociate e lui non si smuove mai, non cambia mai il sorriso sul volto, mai. Alcuni pensano che lui sia indemoniato, sia impossessato da qualche forza demoniaca, perché poi comunque sono tante le storie che si vanno a costruire intorno ad un personaggio, no? Così originale, tra virgolette. Altri pensano che lui è soltanto un ragazzo che ha bisogno di aiuto perché è un malato mentale. Secondo me questa opzione è da scartare, nel senso che se voi guardate il suo canale e i suoi video, nella sua semplicità lui è originale, secondo me. Io sfido chiunque a guardare un video di Benjamin Bennett nel cuore della notte, magari nella vostra camera, con tutte le luci spente. Io quando ho provato, perché io comunque ho visto qualche suo video, non sono riuscita a vederlo, a guardarlo più di qualche minuto, più di 10 minuti, perché a me trasmetteva ansia, cioè mi dava. I suoi video io li trovo disturbanti. Perché mentre lo guardo penso: cos'è che lo porta a rimanere così seduto? Perché non si smuove neppure di un millimetro? Perché non parla? Lui dice che è una forma d'arte, però altri, e infatti basta fare una ricerca su YouTube per trovare vari video connessi appunto a Benjamin Bennett, dicono che lui in realtà è impossessato da qualcuno. E quindi questo spiega il fatto che lui rimane per più di 4 ore seduto in quella posizione. Tra l'altro c'è un altro mistero, diciamo due video in particolare, due video di Benjamin Bennett che hanno fatto discutere tantissimi YouTuber.
In un video, infatti, vediamo Benjamin Bennett seduto per terra, sempre con le gambe incrociate, il sorriso, questo sorriso inquietante. Poi, dietro di lui c'è una porta. Questa porta, ad un certo punto, si vede che qualcuno la sta cercando di aprire, qualcuno sta cercando di rompere nel suo appartamento. Oh, lui non si smuove, non si smuove, non cambia espressione, non nulla, non si alza nulla. Fatto sta che quando questa persona riesce ad aprire finalmente la porta, vedendo Benjamin lì seduto al centro della stanza, con questo sorriso inquietante sul volto, a fissare la telecamera, fatto sta che lui che si voleva intrufolare sarà poi il primo che se la darà a gambe. Quindi è una cosa pure che fa ridere alla fine, ma lui non si smuove. Quindi capite che è una cosa strana, perché al suo posto penso che chiunque avrebbe fatto qualcosa in quella circostanza, o avrebbe richiuso la porta, non so, o sarebbe scappato. Invece lui no, rimane impassibile e sul suo volto non si legge neppure la paura, nulla, nulla, rimane davvero impassibile. E alcuni si sono chiesti come ha fatto in quella circostanza così pericolosa, perché poteva anche essere una situazione pericolosa per lui, rimanere impassibile, se lo chiedono in molti. Poi c'è un altro video che gira sul web, io non ho voluto mettere spezzoni di video qui. C'è un video in cui lui appunto sta seduto come sempre, come fa sempre nei suoi video, ad un certo punto si fa anche la pipì addosso, cioè si vede proprio che lui fa la pipì addosso. Quindi è strano, cioè alla fine chiunque, non so se chiunque, però io parlo per me, io nel momento in cui ho bisogno di andare al bagno fermo il video e vado al bagno piuttosto che farmela addosso. È un ragionamento logico secondo me, invece no, lui pur di stare seduto, pur di non interrompere quelle 4 ore, pur di non interrompere il video, è rimasto seduto e ha fatto la pipì addosso, cioè si vede proprio nel video. Quindi basta fare una piccola ricerca su YouTube per trovare tutto ciò che vi sto dicendo io ora. Quindi non si sa questo ragazzo che cosa vuole trasmettere nel suo piccolo, fatto sta che a me ha trasmesso, cioè mi hanno disturbata un po' i suoi video sinceramente, perché guardare per più di 4 ore, anche se io non ce la farei a guardare un video per più di 4 ore, soprattutto se nel video una persona non fa nulla. Poi secondo me ci sono anche le persone che i suoi video li guardano, anche se durano 4 ore, li guardano tutti per cercare di scovare quel particolare, eccetera eccetera. Però io non ci riuscirei a guardare un suo video intero, per intero. E quindi c'è questo mistero legato a questo youtuber, perché lui dice che è una forma d'arte, altri non sono d'accordo perché dicono che la forma d'arte fino ad un certo punto, tu cioè, stai seduto lì per più di 4 ore senza fare niente, come fai a mantenere la stessa, cioè lo stesso sorriso per più di 4 ore, come fai a non muoverti di un millimetro? Poi a volte sappiamo benissimo che quando siamo seduti in una certa posizione, tipo vieni un crampo, ti si può addormentare la gamba, lui non cambia espressione, guardate i suoi video, lui non cambia espressione, ma proprio zero. Io comunque vi lascerò il link al suo canale nell'info box. E fatemi sapere se vi interessano questi video dedicati ai misteri di YouTube, quindi video in cui, non so, vi racconto storie legate a YouTuber, a canali misteriosi. E nulla, io voglio ovviamente conoscere i vostri pareri in merito a questo YouTuber, in merito a questo canale, ai video che fa. Secondo voi qual è la spiegazione? Cosa vuole trasmettere Benjamin Bennett? È davvero impossessato da qualcuno che lo costringe? Non so, che gli dà la forza di rimanere così seduto e sorridente per più di 4 ore, o è semplicemente un, non so, una forma diversa di fare video? Fatemi sapere quello che ne pensate, fatemi sapere se questo genere di video vi potrebbe interessare, vi potrebbe piacere. Io vi mando un grosso saluto e alla prossima!